Ok, allora oggi, il compitino di oggi è quello di risolvere il cosiddetto problema delle n regine. Sto cercando la matita che ho perso, ok? No? Il problema che avevamo citato la volta scorsa delle n regine da posizionare su una scacchiera n per n. Ok? E lo proveremo a risolvere ovviamente con un metodo ricorsivo. Allora, quando si affronta un metodo ricorsivo, la prima parte del ragionamento non è scrivere codice, ma è ragionare su come implementare quella decomposizione del problema in sottoproblemi che avevamo visto prima. E non si sente, lo so, il microfono registra, ma non va in aula. Tra i tanti malfunzionamenti delle aule, questo è nuovo. Ok, quindi noi abbiamo una griglia, no? Immaginiamo, che ne so, per semplicità 4x4, in cui vogliamo posizionare delle regine, ok? In modo che non si mangino a vicenda. Noi abbiamo 4 regine pronte, adesso non sono capace di disegnare la regina io, ma 2, 3, 4, bruttissime, e queste 4 regine le vogliamo posizionare in questa griglia 4x4. Dico 4 perché sono già sicuro che più di 4 non le potrò mettere sicuro, certamente. Allora, se prendo un approccio ricorsivo, il ragionamento che posso fare è: separo la prima regina dalle altre. E dico, posiziono, scelgo, no? Di decomporre il mio problema in due passi. Posiziono la prima regina da qualche parte, ed essendo la prima la posso mettere dove voglio, in qualunque posizione, e poi metterò le altre, dove il metterò le altre ovviamente terrà conto di dove ho messo la prima, quindi la seconda o le altre non potranno essere messe in posizioni che sono impedite dalla presenza della prima. Quindi se la prima regina la mettessi qua, allora vuol dire che tutta questa riga, tutta questa colonna, tutta questa diagonale sono interdette e non potrò più piazzarci delle altre regine. Ma questo è un problema che viene dopo. Non è un problema che mi pongo io se sono nel singolo passo della ricorsione. Allora, il primo passo è più facile, perché ho la griglia vuota. Per, diciamo così, capire un po' meglio il ragionamento, conviene mettersi nel passo generico. Cioè, generico cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho le mie regine, ne ho già alcune che sono già state piazzate, una che è quella che sto cercando di piazzare adesso e altre che saranno dopo, le altre che piazzerò dopo. Queste qua sono già piazzate. Quindi, ad esempio, se fossi al livello 2 della ricorsione, posso trovarmi una griglia come questa, perché al livello 1 ho posizionato la regina nell'angolo in alto a sinistra. Allora, a livello 2 cosa mi chiederò? A livello 2 mi chiederò, cambio colore, posiziona questa regina e poi posizionerai le altre. Ma il posizionare questa regina, la seconda, deve tener conto di dove ho messo la prima, non posso più scegliere una qualunque posizione. E quindi la seconda regina potrà essere messa solamente qui, se non sbaglio, qui, qua sotto no, qua sotto sì, qui no, qui sì, qua sotto no, sì, sì e no. Quindi mentre sulla prima regina in teoria avrei 16 posizioni possibili, sulla seconda regina, avendo messo la prima in quella posizione, in alto a sinistra, ho solamente 6 posizioni possibili. Quindi genero solo 6 sottoproblemi distinti. La prima volta generò 16 problemi distinti.
la seconda volta solamente 6, e poi a seconda dove ho messo la seconda ovviamente mi dirà quali sono le posizioni libere eventualmente per la terza. Dico eventualmente perché non escludo che avendo messo magari già 2, la terza non si possa già più mettere, dipende ovviamente dove sono. Quindi ad ogni passo della ricorsione io mi trovo con alcune regine che sono già piazzate, immagino che siano già piazzate, non so ancora se sarà il piazzamento definitivo, se sarà la soluzione reale. Quando io cerco di piazzare la seconda regina in uno di questi 6 posti, do per scontato che la prima sia lì. Non so se nella soluzione reale la prima regina debba essere in questa posizione o in altre posizioni, però nel, diciamo, esplorare tutte le soluzioni possibili, do per scontato che lo sia, fingo che lo sia. Quindi, date le posizioni delle regine che ho messo finora, che poi alla fine scoprirò se sono giuste o meno. Prendi, posiziona in tutte le posizioni lecite la regina che sto, diciamo, considerando, e poi ricorsivamente, sotto problema, posiziona le altre, che saranno ogni volta una in meno. Ok? Quindi magari al secondo livello la metto qui, questa regina. A questo punto, al terzo livello, dovrò chiedermi quali sono le caselle che sono rimaste libere per il terzo livello, e probabilmente c'è solo questa, se non sbaglio. O giù di lì. Ok? Quindi ogni volta che posiziono una nuova regina, il numero di posizioni libere, diciamo così, per i livelli di ricorsione successivi si riduce sempre di più. Poi se io sono arrivato a un certo punto a piazzare tutte e 4, ho vinto, nel senso che ho trovato una configurazione. Se dopo averne piazzate solamente 2 o 3 non trovo più nessun posto in cui piazzare la successiva, chiaramente vuol dire che, non avendo più scelte possibili a un certo livello, vuol dire che avrò sbagliato qualcosa nei livelli precedenti. O meglio, la configurazione delle regine che mi arriva dai livelli precedenti non è compatibile con la prosecuzione della ricerca. Quindi vuol dire che qualcuna, o anche tutte, di quelle precedenti sono messe nel posto sbagliato. Però la ricorsione, per sua natura, le prova comunque tutte le combinazioni. Quindi se mi accorgo che mettendo la prima regina in alto a sinistra non riesco a trovare la soluzione, pazienza, quando la ricorsione, dopo aver provato tutte le conseguenze di aver messo la prima regina in alto a sinistra, si accorge che magari non c'è nessuna soluzione, allora torna a livello 1, e livello 1 prenderà questa regina della prima casella, la metterà nella seconda, perché le deve provare tutte. Provo a posizionare una regina in tutti i posti possibili, permessi, e poi posiziono le altre. Quindi questo ci rende un pochino tranquilli, perché se io sono a livello 6 della ricorsione dentro e non trovo più nulla, non riesco ad andare avanti, pazienza, vorrà dire che qualcuno sopra, poi dopo, quando torno, io ritorno dalla mia chiamata e qualcun altro sopra cambierà le condizioni e potrà andare avanti. Quindi questa è l'idea. In ogni livello della ricorsione abbiamo sempre una parte di soluzione parziale già ipotizzata, non definita, non sappiamo ancora se questa soluzione parziale sarà una soluzione vera e propria. La chiamiamo parziale perché c'è un pezzo di una che potrebbe diventare una soluzione. Abbiamo un elemento che stiamo considerando, quindi il livello della ricorsione attuale si occupa di quella regina, e abbiamo il resto di cui non ci occupiamo, si occuperà qualcun altro, no? Ricordate il gioco di delegare a qualcun altro il resto del problema che facevamo la volta scorsa. E quindi questo è il primo ragionamento che facciamo. Scelgo di posizionare una regina per volta e ogni volta la posiziono nelle caselle permesse. È una scelta possibile. Potrei impostare la ricorsione in un modo completamente diverso. Ok? Potrei dire, sempre sulla stessa griglia, potrei chiedermi
In questa casella c'è una regina o no? Sì, no. E allora avrò un passo ricorsivo che dice: prendiamo le caselle una per una e per ciascuna casella chiediamoci se possiamo mettere una regina. Proviamo a metterla, proviamo a non metterla. Non metterla si può sempre, metterla non è detto che si possa sempre. Allora avremo in questo caso una ricorsione fatta sulle caselle, non sulle regine. Quindi la prima regina dico la metto o non la metto, quindi di fatto ce l'ho sì, no. Poi prendo la seconda casella e se nella prima casella, no, quella in alto a sinistra, l'ho messo, ovviamente nella seconda casella non ci potrà stare, quindi non ho scelte da fare, semplicemente non la metto. Se nella prima casella non l'ho messa, invece potrò scegliere se metterlo o non metterlo nella seconda. Ogni riga della ricorsione, ogni livello della ricorsione corrisponderà a una casella della matrice. E ad ogni livello scelgo se quella casella occuparla o no. Ovviamente la posso occupare solo se rispetta le regole. Alla fine è un modo completamente diverso di esplorare lo stesso insieme di soluzioni. Quindi non è solo per farvi un esempio, forse meno intuitivo questo, ma non è detto. Non esiste un modo solo di approcciare il problema. Quindi la prima cosa che dobbiamo chiederci appunto è come imposto il problema, come decompongo il problema. Piazzo una regina e poi piazzo le altre, oppure considero una casella e poi considero le altre. Scelta la strategia, a questo punto questa strategia ci dice che cos'è il livello, che cos'è una soluzione parziale. La soluzione parziale è la posizione di un insieme di regine già posizionata. Il livello mi dice quante regine ho già messo e qual è la regina che devo ancora mettere, nel caso primo. Qual è il caso terminale? Il caso terminale possono essere due. O non riesco più a mettere nessuna regina, quindi è un caso terminale negativo, oppure ho messo tutte le n regine e allora ho trovato una soluzione. Quindi in questo caso non è detto, no? Come l'anagramma si può trovare sempre di una parola. In questo caso non è detto che si possa trovare sempre. Una volta che abbiamo chiarito, ma questo magari appunto conviene anche proprio scriverlo sulle slide, c'è una specie di schema, no, che suggeriamo, del tipo scrivi cos'è il livello, scrivi cos'è una soluzione parziale, scrivi cos'è una soluzione complessiva, finale, eccetera, eccetera. Così lo capiamo, facciamo il disegnino delle strutture dati. Il passo dopo è decidere come codificare questa soluzione. Cioè alla fine il fatto di dire metto la prima regina da qualche parte, no, avrò bisogno di una matrice, di una lista, qualcosa che si ricordi dove l'ho messa. A prima vista potremmo dire va bene, io ho bisogno di una matrice, cioè una matrice n per n o una lista di n quadro elementi, ciascuno dei quali vado a scegliere dove mettere la regina. E questo sarebbe vero in generale per un generico pezzo degli scacchi, ma la regina ha un movimento facile da gestire e di sicuro non potranno mai esserci due regine sulla stessa riga. Allora, e questa frase che sto per dire è la mia conoscenza di dominio, cioè so come funzionano gli scacchi, quindi ti posso dire che di sicuro la soluzione, se c'è, sarà fatta di n regine, una per ogni riga. Tu dici, banale. Però vale solo per il caso della regina. Allora, se io so che la soluzione dovrà essere fatta di una regina per ogni riga, nel mio ricercare la soluzione posso semplificarmi molto la vita. Perché mi basterà avere un vettore di n elementi, una lista di n posizioni, in questo caso sono 4, in cui dico nella prima posizione dov'è la regina che deve stare sulla prima riga, che so, riga 0, la seconda posizione è la regina che deve stare sulla seconda riga, e dove la mettiamo? In questo caso abbiamo messo la posizione 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3,
e così via. Quindi io in questo caso posso rappresentare una configurazione delle regine semplicemente dicendo per ciascuna delle n righe in quale colonna si trova, perché so che la soluzione, se esiste, deve per forza avere una regina per riga. Quindi questo mi semplifica anche il concetto, l'approccio alla ricorsione, perché a questo punto io non devo più chiedermi, ok, la seconda regina dove la metto? La seconda regina la metto sulla seconda riga, devo solo capire in quale colonna. La terza regina dove la metto? La terza regina la metto sulla terza riga. Scelgo di costruirlo così. Quindi in pratica ad ogni livello non devo più considerare n per n 16 caselle, ma ad ogni livello considero solamente al massimo n caselle, 4. Anche meno, si può togliere. Anche meno, al massimo 4, tranne quelle che sono vietate. Quindi rispetto all'approccio generale che abbiamo detto prima, che se fosse un pezzo strano tipo il cavallo, non è che posso sapere come sono messi, la regina invece sì, o la torre anche, forse il pedone no. Allora sfrutto la frase che ho detto prima, la conoscenza di dominio, quindi so come funziona questo problema e conoscendo gli scacchi, le regole degli scacchi, riesco a semplificare il modo di risolverlo, ma di tanto. Nel senso che anziché avere una ricorsione con 16 livelli, ce l'avrò con 4 livelli. E capite che è esponenzialmente più veloce. Quindi non è detto che ci si possa o convenga o si possa fermare la prima idea che ci viene in mente. La prima idea è posizioniamo delle cose sulla scacchiera, ok, prendiamo un pezzo per volta e mettiamolo, cerchiamolo in tutta la scacchiera. Ma se ci pensiamo un attimo di più, ci accorgiamo che questi pezzi avranno, la soluzione sarà fatta in un certo modo e quindi costruisco la ricerca delle soluzioni possibili sfruttando questa informazione. E questo ci semplifica parecchio l'implementazione. Allora, passando all'implementazione, cosa abbiamo? Abbiamo, alla fine noi dobbiamo, la nostra procedura ricorsiva, ricordate, gli anagrammi doveva costruire una parola. Qua deve costruire una lista con questi n elementi, se ci riesce. Ok? Quindi andiamo nel nostro caro Eclipse e proviamo a creare un progetto Java semplice, per ora. Non andiamo a complicarci la vita con l'interfaccia grafica, regine. Ok, dentro il progetto regine facciamo una classe risolvi regine che lo mettiamo in un package it polito tdp, così, in cui andiamo a implementare questo algoritmo. Questo risolvi regine dovrà offrire un metodo in cui ti do, che so, trova regine, ti do la dimensione n della scacchiera del lato e tu devi calcolarmi e restituirmi una configurazione. Adesso su cosa restituire ci pensiamo dopo, quindi per ora metto void, però le trovo e magari le stampo, ecco, poi vediamo un attimo come restituire il valore di ritorno. Quindi a chi usa questo programma, lui semplicemente deve passarmi n, la dimensione, poi sta a me implementare l'algoritmo, ma l'algoritmo ha bisogno di una certa serie di informazioni per poter lavorare. Se il mio generico livello della ricorsione posiziona, se sono a livello i e devo posizionare una regina nella riga i, dovrò avere questa variabile i, livello, chiamatela come volete, riga, che si incrementa, ma non è una variabile che
viene passata dal chiamante. Questo per dirvi che normalmente quando uno implementa una funzione ricorsiva, la funzione ricorsiva è una funzione interna a cui passiamo tutti i parametri che ci servono perché essa possa lavorare. Poi dall'esterno questa funzione non è visibile, ma è visibile una funzione, diciamo così, pubblica, di interfaccia, che si preoccupa di preparare l'avvio della ricorsione. Perché la procedura ricorsiva, se sono a livello I, dà per scontato che i livelli precedenti siano già stati sistemati e quelli futuri verranno sistemati da qualcun altro. Ma alla prima chiamata, a livello 0, che cosa è stato sistemato? Bisognerà preparare dei dati, no? Su cui posso lavorare. Quindi serve una funzione, diciamo così, pubblica, che poi prepara e avvia la ricorsione. E poi c'è la ricorsione vera e propria, che costruisce per gradi una soluzione parziale, sperando di farla diventare una soluzione totale. Quindi possiamo definire un'altra funzione, un altro metodo, questa volta privato, cerca regine, dove avviene la ricerca vera e propria, alla quale devo dire, vabbè, sicuramente quanto è grossa la scacchiera, le serve. Devo dire dove ho messo le regine finora. Cioè la soluzione parziale costruita finora. Che cos'è la soluzione parziale? È un pezzo di questa lista che c'è qua sotto, disegnata in blu. È una lista di interi. In questo caso la soluzione parziale è la regina nella prima riga, prima colonna, 0, 0, 0 indice e 0 contenuto. Indice 1 vuol dire seconda riga, valore 2 significa terza colonna. Quindi la mia funzione deve ricevere l'informazione di dove sono state messe le regine precedenti. Se usiamo questa codifica, questa strategia, sarà questa soluzione parziale, sarà una lista di interi. Parziale. Soluzione parziale. E poi come minimo devo conoscere in che riga deve piazzare la sua regina. Quindi in questo caso cosa fa questa funzione? Cerca di posizionare una regina alla riga, cioè il parametro che si chiama riga, compatibilmente con le regine già presenti nelle righe precedenti, rappresentate da parziale. Importiamo list, così non si arrabbia. Quindi immaginiamoci a metà ricorsione, davanti a noi qualcuno ha già posizionato un po' di regine e ci hanno detto tu adesso occupiti della terza riga. La terza riga, la regina sulla terza riga dove la metto? Beh, la posso mettere in una delle colonne da 0 a n-1. Quindi posso generare le soluzioni possibili per questa riga. Quindi cerco la colonna da 0 a n, col è la colonna dove metterò la mia regina, quindi mi hanno detto di lavorare sulla riga 3, ok, la riga 3 è colonna 0, colonna 1, colonna 2, colonna 3. Ovviamente devo controllare if mettere la regina nella colonna col è compatibile con le regine precedenti,
if sta roba, cioè provo a metterla in colonna 0, andiamo a vedere, la posso mettere? No, ok, vado alla colonna 1, la posso mettere? Sì, perché non viene mangiata da nessuna delle regine precedenti, quelle future non le devo guardare. Se sì, allora cosa devo fare? Aggiungi la regina alla riga, alla colonna call nella soluzione parziale, ok, nella posizione 1 può stare? Benissimo, mettiamola. Poi attenzione, siamo sempre dentro un for, perché il fatto che io la metta nella posizione 1 non vuol dire che non provi poi dopo a metterla nella posizione 2, anzi ci proverò di sicuro, le provo tutte, le provo una per volta quelle che sono compatibili. E a questo punto posso fare la magia, il passo ricorsivo. Quindi basterà che io a questo punto ho posizionato la regina in questa riga, metti le altre. Metti le altre vuol dire cerca regine n parziale riga più 1. Ovviamente questo è pseudocodice, adesso dobbiamo implementarle queste cose, ma l'idea è questa. Genero le soluzioni, verifico se sono compatibili, se sì la aggiungo alla soluzione parziale, e quindi questo parziale che viene passato alla procedura di livello successivo avrà una regina in più rispetto a quella che ho ricevuto io. Ovviamente. E infatti metto riga più 1 perché la riga attuale l'ho già riempita, lui deve riempire la riga successiva. Ok? Cominciamo a tradurre alcune di queste cose in codice. Aggiungi la regina alla colonna call nella soluzione parziale, è banalissimo perché basta fare parziale.add di colonna. Quindi io ho ricevuto una soluzione parziale, prima e seconda riga, ho scoperto che nella terza riga magari posso mettere nella seconda colonna e allora aggiorno la soluzione parziale aggiungendo effettivamente un terzo elemento nella posizione, cioè che contiene il valore della colonna in cui si deve trovare la regina. E poi faccio ricorsione, a questo punto vediamo chiaramente che la procedura di livello successivo trovo la soluzione parziale che è una regina in più rispetto a quello che ho trovato io perché ce l'ho aggiunta. Se invece questo if fallisce, cioè non, questa colonna non è compatibile, non faccio nessuna chiamata ricorsiva, passo oltre, guardo la, la prossima colonna, è inutile che provi, non la metto in questa riga e provo a metterla in quella successiva, se non la trovo, se non la posso mettere in questa casella, passo oltre. Per questo dicevamo il numero di chiamate ricorsive è al massimo 4 per livello. Questo ci risolve il caso generale, poi questa if qua la dobbiamo implementare, sarà una cosa un po' noiosa in cui dobbiamo andare a controllare gli indici di riga, gli indici di colonna, ma vabbè, lo facciamo. Questo codice qua mi gestisce il caso intermedio, generale, intermedio nella ricorsione. Adesso mi devo concentrare sul caso terminale e sul caso iniziale, perché sennò così va avanti all'infinito. Allora, qual è il caso terminale? Lo testo prima. If. Quando è che posso dire che ho trovato una soluzione? Quando? Ho 4, quando parziale è lunga n elementi. Adesso la lunghezza di parziale è anche riga. No, riga in ogni momento è uguale come intero alla lunghezza di parziale. Quindi posso scrivere if riga uguale n. Allora ho trovato una soluzione.
proviamo a stamparlo. E poi, ovviamente, non devo più far nulla. Non devo più far nulla, anche perché in realtà questo ciclo for dovrebbe, non dovrebbe più trovare nulla, no? Ma è inutile pensare di mettere qualche cosa in una riga già che non esiste più, ho riempito tutte le righe. Quindi il caso terminale è facile. Se avevo 4 righe e mi dicono cerca di riempire la riga 4, la riga 4 è già la quinta. Quindi se mi chiedono riempi la quinta vuol dire che 4 l'ho già riempite, quindi ho vinto. Ok? E il caso iniziale? Il caso iniziale è quello in cui devo piazzare la regina a livello 0. Allora la ricorsione deve essere avviata da qualcuno, lo avviamo qua il caso iniziale, in cui costruiamo una prima soluzione parziale che è un array vuoto, inizialmente non ho piazzato nessuna regina, java.util, è questo. Vabbè. E potrò avviare la ricorsione cerca regine passandogli la soluzione parziale vuota n parziale 0, dicendo comincia dalla prima riga, ti do una soluzione parziale che non contiene nulla e tu comincia a posizionare una regina nella riga 0. Quindi la preparazione della ricorsione per avviare il primo livello di solito si fa fuori dalla procedura ricorsiva, perché devo preparare i dati su cui lavora. E dentro la procedura ricorsiva avrò sia il caso generale che il caso terminale. Dimmi. Io quando la procedura cerca regine la devo chiamare la prima volta, quando avevamo qua abbiamo detto la prima regina dove la metto, no? La metto nella posizione 0, poi 1, poi 2, poi 3. Allora devo chiamare la procedura ricorsiva dicendogli riga 0, cerca di mettere la regina nella riga 0. Chi è che fa questa chiamata con riga 0? Qualcun altro, no? La procedura ricorsiva può solo chiamare data una riga, quella successiva, data una riga, quella successiva ancora e così via. Quindi all'avvio della ricorsione qualcun altro che non è la procedura ricorsiva stessa deve chiamarla la prima volta con i dati che rappresentano in questo caso il problema vuoto. Non ho ancora messo nessuna regina, quindi la soluzione parziale contiene 0 elementi e la riga in cui posizionare la prossima regina, che è anche la prima, è la riga 0. Ok? Quindi questa procedura, questo metodo pubblico di solito fa due cose: prepara dei dati su cui la procedura ricorsiva lavorerà, in questo caso la lista di soluzioni parziali, e poi dà il via, lancia la ricorsione vera e propria. E poi estrae i risultati dopo, dopo che la ricorsione avrà finito. E niente, adesso dobbiamo purtroppo metterci a implementare questa roba qua. E questa roba qua non è altro che, allora, implementiamoci una funzioncina di supporto, la roba sporca la facciamo nelle funzioni esterne, nei metodi esterni, private boolean, compatibile, regina compatibile. Cosa ha bisogno questa funzione? Di sapere qual è la soluzione parziale, ovviamente, qual è la riga
in cui voglio piazzare quella regina e la colonna in cui voglio piazzarla. Cioè sto mettendo qua, dice, senti, date queste regine che ho già messo, se ne metto una in questa riga, in questa colonna, va bene? E lui controlla. Va bene o non va bene a seconda che venga mangiato da una delle regine precedenti oppure no. Quindi devo andare a confrontare con tutte le regine precedenti. Quindi posso inizializzare regina compatibile, true se è compatibile. Quindi immaginiamo che sia compatibile, poi se troviamo una che la mangia la facciamo diventare non compatibile. Iteriamo sulle regine for int riga regina uguale 0, riga regina minore di parziale.size, riga regina più colonna regina uguale parziale.get riga regina. Cosa sto facendo qua? Sto iterando sulle regine che ho già messo. Quindi prendo i vari indici di riga corrispondenti agli indici della lista parziale, ce n'è uno, ce ne sono due, ce ne sono tre, dipende da quanto è lunga la soluzione parziale, e quindi avrò la riga della regina che vedo di cui vedo controllare se mi mangia, che è l'indice della lista, e la colonna è il valore contenuto nella lista, e quindi mi mangia se ad esempio la riga della regina è la stessa mia. Quindi if riga regina è uguale a riga mia della regina che sto per mettere, allora non è compatibile. Se la colonna sono la stessa, cioè se trovo una regina che è già nella stessa colonna in cui sto cercando di mettere la mia, allora no. E quindi con questo ciclo for vado a controllare, no, tutte le combinazioni. Se ne trovo almeno una che mangia, dico no, non è compatibile, altrimenti dirò true, vabbè, allora non mi serve questa variabile. Lo pensavo di fare in un modo, è venuto più semplice così. Adesso questa ovviamente non è la mossa della regina, ma sono le mossa della torre, perché ho guardato se è sulla stessa riga o sulla stessa colonna, non ho ancora guardato i diagonali, però possiamo cominciare a provare, no? Vuol dire che faremo il problema delle n torri anziché delle n regine, poi lo andiamo a modificare. Allora, tutta sta roba qua, questa if che diventa a questo punto il commento di questa funzione, if regina compatibile, parziale, soluzione parziale, la riga che mi è stata passata, su cui devo lavorare per il mio livello di ricorsione, la colonna che sto esplorando tra le soluzioni che sto, potenziali soluzioni che sto generando, mi dirà se lo è o no. La regina che voglio mettere in questa riga, in questa colonna, è compatibile con le regine che sono già state messe? Questa è la domanda che sto facendo. A questo punto, al di là delle diagonali che raggiungiamo tra un attimo, bisogna un attimo ragionarci sugli indici, ma è facile. Manca solo il main per poterlo provare.
magari facciamo una classe di test, test regine, che in realtà sono tordi per adesso, vabbè, public static, ho dimenticato di farlo generare Eclipse, void main, ok, allora avrò una risolvi regine, R uguale new risolvi regine, e poi proverò a fare R punto trova regine, ne so, di 4, che sono le torri. Cosa che non gli piace? Non ho salvato questo. Ok, non avevo salvato l'altro. Adesso questo, se proviamo a eseguirlo, ve lo anticipo già, non funziona. O meglio, mi ha trovato una soluzione. Cos'è questa soluzione? Sono le 4 torri messe in diagonale. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Però mi aspettavo molte altre soluzioni. C'è qualcosa che non va? Sì, c'è qualcosa che non va. Qui. Io quando sono a livello 2 aggiungerò la regina a livello 3. Poi quando considero un'altra regina sempre di livello 3, non la devo ancora aggiungere, perché sennò la mia lista parziale diventa di 4 elementi. Quindi io devo provare a mettere una regina lì. La metto, provo a vedere cosa succede e poi la tolgo. Manca quello che sulle slide si chiama backtracking. Cioè io faccio un passo avanti, vedo le conseguenze di fare questo passo avanti, cioè faccio la chiamata ricorsiva, e poi devo rifare un passo indietro per rimettere tutto come era prima, perché devo provare a fare un altro passo avanti in un'altra direzione. Quindi il passo avanti di prima deve essere smontato. Questo lo posso fare in due modi: o mi passo una copia di parziale, faccio una copia della lista, aggiungo l'elemento, ogni volta è una copia diversa, ma la parziale vera non la tocco mai. Oppure semplicemente quello che ho messo lo tolgo subito dopo, che spesso è più efficiente, e quindi vuol dire semplicemente togliamo l'ultimo elemento, ho fatto un altro, ho aggiunto in fondo, tolgo l'ultimo elemento, remove parziale.size meno 1. Provo a metterlo, vedo le conseguenze, lo tolgo. Al prossimo giro del ciclo for proverò a metterne un altro, vedrò le conseguenze dell'altro e toglierò l'altro, e così via. Allora, noi non sappiamo, quando scendiamo qua, noi non sappiamo se la colonna che abbiamo aggiunto è corretta o no, lo saprà solo il caso terminale. Quindi nel caso intermedio io devo comunque provare tutte le cose e poi, come dicevamo, vedo le conseguenze, ma non so se queste conseguenze saranno positive o negative, se lo troverà o no. Non lo so, non mi interessa. Il mio lavoro qual è? Posiziona quella riga e poi delega il resto. Quello che dici tu, ma poi queste soluzioni dove le metto, per non dimenticarle, perché le trovo e le dimentico, me ne devo preoccupare qua dentro. Adesso le stampa, adesso poi invece vedremo di salvarle. Quindi per ora proviamo a vedere con questa modifica, effettivamente il problema delle 4 torri ha tante combinazioni possibili. Ogni procedura quando aggiunge una torre non sa se andrà bene o no. Può darsi che a livello successivo questo ciclo for non trovi nessuna possibilità e allora torno indietro,
oppure trovi qualche possibilità di andare avanti. Se va avanti, avanti, avanti fino in fondo, le vedo e me le stampa. Adesso mettiamo le regine, dai. Allora, queste sono sulla riga, mangia sulla riga, mangia sulla colonna, mangia su una diagonale. Cosa vuol dire che sono sulla stessa diagonale? Che riga meno colonna è una costante. Quindi riga della regina che mangia meno colonna della regina che mangia è uguale a riga meno colonna mia. Così vuol dire che sono sulla stessa diagonale principale. Riga uguale colonna è la diagonale esatta. Riga meno colonna uguale 1 è la diagonale sopra. Riga meno colonna uguale 2 è la diagonale sopra ancora. Riga meno colonna uguale meno 1 è la diagonale sottostante a quella centrale e così via. Quindi tutte queste rette parallele, queste diagonali parallele, hanno tutte la caratteristica che la riga meno colonna è uguale a una costante per tutte le caselle di quella diagonale lì. E le altre diagonali ovviamente avranno riga più colonna uguale costante. Riga R più colonna R uguale riga più colonna return false. Ecco, non ho citato prima, ovviamente questa cosa qua viene fatta per tutte le righe in cui ci sono già regine, quindi più vado avanti più sarà difficile, no? Al primo rigo, alla prima iterazione, quando parziale è vuoto, questo for non viene manco eseguito. Man mano che vado avanti, questo for viene eseguito un numero maggiore di volte, quindi è sempre maggiore la probabilità di trovare un falso, come è giusto che sia. Allora, se faccio run, mi ha dato queste due soluzioni, 1, 3, 0, 2, 2, 0, 3, 1. Proviamo a disegnarle, da vedere se ha tirato fuori una cosa decente. Allora, le soluzioni sono 1, 3, 0, 2, vuol dire, provo a usare i quadretti, è un'innovazione per me. Riga 0, colonna 1, qui. Riga 1, colonna 3, qui. Riga 3, colonna 0. Riga, scusate, riga 2, colonna 0. Riga 3, colonna 2, 0, 1, 2. Queste quattro regine non si mangiano. L'altra soluzione, secondo me, è 2, 0, 3, 1, è simmetrica. 2, 0, 3, 1. Riga 0, colonna 2. Riga 1, colonna 0. Riga 2, colonna 3. 0, 1, 2, 3, ultima. Riga 3, colonna 1. Simmetrica rispetto all'asse verticale o all'asse orizzontale, come volete. Allora gasiamoci. 5. 5 ne mette già un certo numero. Non lo disegno, eh. E 8? La scacchiera vera? Le trova. Molte di queste sono soluzioni che si ottengono per simmetria l'una dall'altra, ma altre invece saranno proprio configurazioni oggettivamente diverse. Allora, se io vado a rileggere il codice che abbiamo scritto, non trovo dove risolvo veramente il problema, no? Cioè, sono veramente poche righe che
che chiaramente arrivano, come dicevamo prima, dalla conoscenza nostra del dominio del problema, delle regole degli scacchi, della regina, arrivano da una scelta di decomposizione del problema fatto in un certo modo. E poi la conoscenza della specifica del problema arriva sia nella scelta di fare la soluzione parziale semplicemente con i numeri di colonna, che come dicevamo prima non vale per tutti i pezzi, solo per la torre e la regina. E poi le regole vere sono qua dentro. Il resto dello schema, cioè, è sempre uguale, chiaramente cambiando le strutture dati opportune. Ok? Prego. Allora, sì. Quando tu scendi qua con la procedura ricorsiva, sei in una sequenza di chiamate che hanno fatto add ricorsione, add ricorsione, add ricorsione. Quindi scendendo fai solo add. Quando arrivi al fondo trovi la soluzione, la salvi, la stampi, fai qualcosa. Quando torni indietro fai il remove. Ok? Quindi tornando indietro svuotiamo la lista per poter poi scendere da un'altra parte aggiungendone delle altre. Quindi la soluzione parziale cresce scendendo nella ricorsione e invece si riduce risalendo nella ricorsione. Infatti il remove viene fatto dopo la ricorsione, dopo che ho provato tutte le combinazioni avendo aggiunto quella. Backtracking, sì. Cioè ritornare sui propri passi, in italiano. Sì. Scusami. Se lo compariamo con gli esercizi sull'anagramma. Sì. Allora, quello sugli anagrammi ricostruiva la soluzione salendo, ok? Qua invece la soluzione se la trova fatta in fondo, in realtà salendo la perde, ok? Quindi se io nel main stampassi questo, cioè nel main, nella trova regine, infatti qua adesso dobbiamo pensarci come far tirare fuori questa soluzione parziale. Quindi faccio tutta la ricorsione e stampo il parziale. Ecco, se eseguo questo, magari lo faccio con 4, non con 8. No. Trova vuoto. Non trova la prima che esce, perché quando risalgo dalla ricorsione, li tolgo gli elementi che ho messo dentro. Questa lista parziale è una sola e lavora a fisarmonica. Si allunga mentre scendo e si accorcia mentre risalgo. Quando ritorno alla ricorsione, ritorno dopo che la procedura di livello 1 ha fatto il suo remove, il suo backtracking. Quindi per non perderselo, io devo salvarlo da qualche parte. Allora posso farmi magari una lista, visto che le soluzioni sono molte, posso farmi una lista di soluzioni in cui le vado a mettere dentro. Quindi potrò non solamente avere questa parziale che è uno strumento di lavoro per la ricorsione ma poi alla fine non ha nessun risultato utile, posso farmi un'altra struttura dati che è una lista di liste di interi, soluzioni, new array list di liste di integer. Cioè ogni soluzione è una lista di interi. Visto che voglio salvare tante soluzioni, devo fare una lista di questi. E queste soluzioni, che sono soluzioni finali, io lo creo qua in trova regine, ma lo devo aggiornare dentro il caro terminale. E quindi dovrò passare alla procedura ricorsiva anche queste soluzioni, list di list di integer, soluzioni, in modo che questo, anziché stampare qualcosa, me lo vado ad aggiungere, soluzioni.add parziale.
e ovviamente soluzioni le devo passare giù quando faccio la chiamata ricorsiva. Quindi la procedura di avvio cosa fa? Si prepara un contenitore nel quale la procedura ricorsiva andrà a mettere le soluzioni man mano che le trova. Alla fine della ricorsione si trova in questo contenitore tutte le soluzioni che sono state trovate e via via aggiunte a questo contenitore di soluzioni. Ovviamente devo passarlo anche qua. E quindi qua posso stampare non parziale, che sappiamo che è vuoto, ma soluzioni. Cos'è che non gli piace qua che è rosso? Ah. Allora, stranamente fa una cosa così. Cioè, qui siamo sulla scacchiera da 4, quindi ci ha messo due soluzioni, ma entrambe sono vuote. Ma no, aspetta, quando noi abbiamo messo la print, dov'era il caso terminale? Quando c'era la print le abbiamo viste con i nostri occhi. Perché quando fai la add invece aggiungi una cosa vuota? No, attenzione alla trappola. Questa add qui aggiunge un riferimento, una reference alla lista parziale che è sempre lei e che man mano che torno indietro lo smonto. Quindi se io voglio salvarmi qualche cosa, devo farmi una copia, una fotografia istantanea di cosa contiene parziale in quel momento, altrimenti mi sto salvando una reference a quella lista che poi quando tornerò al chiamante sarà vuota. Quindi questa lista grande contiene tante reference alla stessa lista parziale. Quindi ricordiamoci di fare una copia. New list integer. Copiando i valori che sono dentro parziale, no, array list. Così mi piace di più. Quindi noi per maggiore efficienza usiamo questa lista parziale e la modifichiamo, non ne facciamo mai delle copie per scendere giù rapidamente, quindi ci serve fare backtracking per ripristinarla. Poi però quando dobbiamo salvare il valore, lì a quel momento dobbiamo fare una copia, perché ci sono tante copie distinte dei valori che hanno parziale nei vari momenti in cui ho raggiunto il caso terminale. Quindi questo qua potrebbe essere, anziché fare chiaramente ritornare un void, posso ritornare queste soluzioni qua. Non faccio la stampa qua, ovviamente le print dentro le classi return soluzioni e la stampa la metto nel main volendo. List integer, e possiamo mettere allora java.util. System.out print line soluzioni.size, non le stampiamo tutte, vediamo solo quante sono. Quindi con la scacchiera 7x7 ci sono 40 soluzioni, con la scacchiera 8x8 ci sono 92 soluzioni, con la scacchiera 10x10 comincia a crescere questo numero. Soluzioni, appunto, non tutte, sono tutte diverse tra di loro, ma alcune si potrebbero anche ricavare per simmetria. Quindi il fatto che ci sono alcune soluzioni che si possono ricavare per simmetria potrebbe suggerirci un'ottimizzazione. Ad esempio,
io al primo livello è inutile che provi a posizionare la regina in tutte le posizioni, solamente nella prima metà della prima riga, perché tanto so che per simmetria potrei trovare anche l'altra, però è inutile in questo momento andarci a complicare la vita. Dimmi. Sì. Sì, certo. La soluzione è fatta in modo che le regine siano una per riga e una per colonna, ma non basta come condizione ovviamente, perché ce ne deve essere anche una per diagonale. Possono essere al massimo una per diagonale, non è detto che tutte le diagonali ne abbiano una. E no, però devi fare una scelta. O lo affronti per righe o lo affronti per colonna, è il problema. Il fatto che le regine siano una per colonna lo fai qui, provi tutte le colonne e qua dentro vai a escludere le colonne in cui c'era già una regina. Volendo uno potrebbe dire faccio un set, una sottrazione di insiemi per, però cioè posso, qui sto provando tutte le n colonne, potrei prima spendere un po' di tempo a trovare le colonne che non sono state usate, quindi mi faccio un'altra lista, mi porto dietro parziale colonne, l'aggiungo e quindi vado a controllare se questa colonna è o non, cioè vado solamente a iterare sulle colonne che non ho scelto prima. A questo punto posso evitare di chiamare la funzione regina compatibile un certo numero di volte, però sono ottimizzazioni, diciamo, che deve valere la pena di fare, ecco. L'idea generale è che non dobbiamo cercare di essere troppo intelligenti, no? Perché rischiamo poi di perderci delle soluzioni. È meglio lasciar fare la ricorsione fino a quando ovviamente sia possibile, perché se io provo probabilmente con la coda da 20 è facile che non me lo risolva in un tempo ragionevole. È inutile che aspettate, eh? Andiamo tutti in pensione e oltre probabilmente, perché il numero di chiamate che deve fare è dell'ordine del 20 fattoriale, no? Al primo livello sono 20 chiamate, al secondo un po' di meno, non sono 19 ma sono un po' di meno perché ci sono anche le diagonali, al terzo, però l'ordine di grandezza è quello. E sarebbe interessante provare a fare qualche esperimento in cui uno gradualmente, con cautela, aumenta questo numero e vede quanto tempo ci mette. Provate a fare un grafico, no? Del tempo, mettete un timer all'inizio e alla fine della ricorsione, mettete questo dentro un ciclo for che aumenta il valore di n e ogni volta vediamo quanto tempo ci mette con n uguale a 0, 1, 2, 3, 4. 8, abbiamo visto, è praticamente istantaneo, e poi ci accorgiamo che c'è un muro, perché gli esponenziali o i fattoriali sono fatti così. All'inizio la risposta è istantanea, poi in un attimo passa da istantanea a 5 secondi, 2 ore, 200 anni. Adesso, e quindi a un certo punto saremo in grado di risolvere problemi solo di una certa dimensione, come la ricorsione. Per risolvere problemi più grandi bisognerà usare tecniche diverse, ammesso di riuscire. Ci sono dei problemi che non si sanno ancora risolvere, nel senso che le righe di codice per risolvere sono qui, però mancano i secoli di calcolo per poter calcolare, no? La ricorsione non è il metodo, normalmente la ricorsione non è il metodo più efficiente, è il metodo più veloce dal punto di vista del codice, perché veramente con 4 righe riesco a impostare un metodo di soluzione a un problema anche complicato. Poi se io invece studiassi quel problema dal punto di vista teorico, dal punto di vista matematico, è probabile che troverei delle scorciatoie, delle semplificazioni che fanno sì che magari quel problema si può risolvere in modo diciamo così, deterministico, oppure in modo più semplice. Non tutti i problemi si lasciano trattare, ci sono alcuni problemi la cui unica soluzione è cosiddetta bruta forza, cioè le provo tutte le soluzioni perché nessuno è riuscito mai a trovare
una semplificazione che mi portasse a una complessità gestibile anche al crescere della, della dimensione del problema. Questo è il mondo che ci tocca vivere. Ok, volevo ancora commentare una cosa. Qui abbiamo una tattica che calcola tutte le soluzioni, ok? E se mi interessasse solo la prima? Cioè, ci sono dei casi in cui mi interessa sapere se c'è una soluzione, o magari la prima che trovo va bene. Però la macchina della ricorsione, una volta che l'ho avviata, lei arriva fino in fondo. Allora, proviamo a fare una variante di questa classe. Test origine 2 mi piace. Non test origine, l'altra, scusa. Risolvi origine 2. Dove ci poniamo l'obiettivo di restituire non tutte le soluzioni, ma la prima che trova, se la trova. Allora, come facciamo? Beh, l'impostazione ovviamente è la stessa, la ricorsione è la stessa. Devo però gestire in modo diverso il valore di ritorno. Quindi questa cosa qua non sarà una lista di liste, ma semplicemente una lista. Le soluzioni non saranno una lista di lista, ma è una soluzione sola. In cui ci andrò a copiare ovviamente il valore di parziale quando raggiungo il fondo. E ovviamente devo lavorare nella ricorsione. Allora, qui non è più lista di lista soluzioni, ma è lista semplice. Soluzione. Allora, io qua so che la parziale attuale è buona. Ok? E quindi la posso salvare dentro soluzione, non mi faccio più fregare, new array list integer parziale. Occhio che questo è sbagliato, però un pochino ho copiato quello di prima, no? La soluzione mi è stata passata la lista in cui metto la soluzione, quando trovo una soluzione parziale che è arrivata fino in fondo me la salvo. E così la funzione chiamante, la funzione principale, si ritrova lì la soluzione. Dico che è sbagliato perché in realtà così facendo non sto modificando questa variabile. Sto assegnando un nuovo valore a questa variabile locale. Sto perdendo la reference, perché riassegno una nuova reference a questa variabile locale e quella vecchia se n'è andata. Cioè, così facendo non sto mettendo dentro soluzione una copia di parziale, sto facendo una copia di parziale, salvo la reference a questa copia di parziale in questa variabile soluzione, che è una variabile locale di questa funzione cerca regine. Ma non sono mai andato a modificare la lista la cui reference mi era stata passata come parametro. Anzi, la reference che mi è stata passata come parametro l'ho persa, perché ho riassegnato un nuovo valore. Allora, cosa devo fare? Add all. Cioè, non devo creare una nuova lista, devo aggiungere alla lista esistente gli elementi, devo modificare la lista esistente e non crearne una nuova. In questo caso non serve neanche fare la new, perché lui copia gli elementi, aggiunge i singoli elementi dal parziale
poi ha copiato gli elementi della lista parziale, poi può andare per conto suo. Purtroppo quando qua siamo n livelli di chiamate di funzione sotto, il fatto di distinguere cos'è una reference e cos'è una collection brucia. Gli esercizi che abbiamo fatto all'inizio del corso sembravano stupidi, ma in realtà saltano fuori qua questi problemi. Però si gestiscono. Ci stupiremo la prima volta che non funziona, ma poi capiremo perché. Quindi, la prima parte l'ho fatta, nel senso che posso, che ne so, copiamo, modifichiamo questo e chiamiamo risolver gine 2 e a questo punto stampiamo la prima soluzione che trova. Cosa c'hai che non ti piace? Risolvi origine 2, o qualcosa che non ti piace? Qua. Opzione. Vabbè, qui ho fatto trova origine con 6, in realtà mi ha messo, non 6, me ne ha messe tante. Ha fatto l'aggiunta, ma di tutte quelle che ha trovato. Allora, metà del lavoro l'ho fatto, cioè sono riuscito a fotografare, salvare la soluzione che ho trovato. Poi l'altra metà del lavoro che devo ancora fare è uscire dalla ricorsione. Non voglio che, una volta che l'ho trovato, non voglio che lui vada avanti a cercarne altre. E come faccio a interrompere? Il return esce dall'ultimo, ma io voglio uscire da tutti. Return da 100 funzioni. E come faccio a fare ritorno a 100 funzioni? Devo essenzialmente avere un valore di ritorno boolean che se diventa vero vuol dire abbiamo finito, interrompi, ho trovato. Quindi faccio return true. E quando faccio il ciclo for, se mi dice che ha trovato qualche cosa, anch'io esco. Altrimenti, se non ho trovato nulla, alla fine ritorno falso. Quindi la mia ricorsione normalmente ritorna sempre falso. Va giù, sale su, va giù, sale su. Quando trova qualche cosa, il caso terminale, ritorna vero, livello n, ritorna vero, torna indietro a livello n-1, quindi cerca l'origine di livello n, torna indietro, salmo a livello n-1, oh, lui mi ha detto vero, l'ho trovato. Quindi io che sono a livello n-1, smetto di cercare, smetto di andare avanti col ciclo for, perché una, mi bastava una soluzione e uno mi ha detto che l'ha trovata, e quindi ritorno anch'io, n-1. N-2 farà lo stesso ragionamento. L'N-2 dice: ah, ma l'N-1 mi hanno detto che ha trovato la soluzione, quindi smetto di cercare. E torna indietro, su, fino al chiamante principale. Quindi interrompo esplicitamente le iterazioni e le chiamate ricorsive quando quel flag lì diventa vero a livello più basso, propago questa verità sempre verso l'alto e ogni livello chiaramente si interrompe e smette di cercare. E in questo caso mi trova una soluzione. Si è fermato alla prima. Quindi abbiamo toccato tre casi. Una volta che trovo la soluzione ci faccio qualcosa subito. La print. Una volta che trovo la soluzione la metto in un insieme di soluzioni e poi dopo ci penserà qualcun altro. La lista di liste. Una volta che ho trovato una soluzione la salvo e poi interrompo perché mi basta la prima. Ovviamente dipende dai casi, sono tutte piccole varianti sul tema.
ogni procedura ricorsiva abbiamo visto che comincia ad avere un certo numero di parametri, parziale, riga, soluzione, eccetera, che l'aiutano a fare il suo lavoro, e questi parametri sono tutti preparati dalla funzione di partenza, quindi non abbiamo mai variabili globali che vengono condivise o altro. Ok? Allora, per oggi direi che possiamo terminare, andiamo a curarci il mal di testa di questo esercizio.